Bella Monaca, voglio dire, Mirta, due cose. Tor Bella Monaca è un quartiere che non doveva costruire, cioè non doveva essere costruito così, non doveva nascere così. Cioè, quando negli anni Ottanta è stato fatto attraverso un piano regolatore, è stata creata quella zona, non si è guardato a nulla che non fosse semplicemente l'ennesima speculazione edilizia. Allora, rispetto a E Roma ne è questo, e piena Roma di ne è piena quartieri senza perché, fogne, senza esatto, i strade. cosiddetti piani di zona, no? Che non sono mai stati completati, per cui si è dato la possibilità a costruttori, imprenditori, ditte, spero tutte che, diciamo regolari, che ovviamente vincitrici di un appalto, di costruire senza preoccuparsi di quello che c'era intorno. Quindi sembrano delle vere e proprie cattedrali nel deserto, dove è inevitabile che poi spaccio, piccola criminalità, dispersione scolastica, occupazioni abusive di cui Roma, ahimè, è piena, lì si alimentano e crescono. Allora, io dico una cosa, su alcune aree di Roma bisogna avere il coraggio, secondo me, di essere drastici, ossia o si buttano giù quei palazzi e si ricostruisce un ambiente urbano, e quindi edilizio, e quindi di Assolutamente. opere, diciamo, accessorie intorno degne di chiamarsi tali, oppure quelle zone là rimarranno sempre così e anzi diventeranno sempre peggio. Cioè non si può pensare di risolvere il problema facendo piccoli interventi per risistemare Che volevi dire, qualcosa. Fabrizio?